sera, benvenuti qua. Non si sente niente, infatti ne avevo sospetto. Cosa devo fare? No, no, viene ripreso, quindi non è soltanto una questione... È acceso. È acceso. Adesso sì. Allora, buonasera, grazie a tutti quanti di essere qua. Siamo qui a presentare il libro di Alessandro. In genere le presentazioni cominciano con il presentatore, il giornalista, che dice cose tipo: beh, leggere questo libro è stata proprio una sorpresa, ho imparato cose che non sapevo, mi sono stupito, il libro mi è piaciuto molto. Ma nel mio caso questo sarebbe decisamente poco sincero, perché io il libro l'ho visto nascere, anzi l'ho visto ancora prima che nascesse, e mi piaceva già prima che venisse scritto, quindi il mio giudizio insomma è abbastanza viziato, e ringrazio Ale insomma di aver avuto la costanza di mettersi davvero a mettere nero su bianco quello che fino a quel momento mi aveva soltanto raccontato, e poi anche per averlo voluto raccontare a tutti voi. Allora, il libro si intitola Sotto i nostri piedi, è un titolo che insomma che oggi mi è parso ancora più azzeccato di quando è stato scelto in casa editrice, perché sotto i nostri piedi proprio stanotte qualcosa è successo. Sotto i nostri piedi in realtà qualcosa succede spesso, quindi la scommessa di dire presentiamo un giorno X tanto qualcosa sotto i nostri piedi sarà successo, insomma era facile da vincere, ma più o meno l'abbiamo vinta. Ho fatto mille interviste, anche sì, migliaia probabilmente di interviste, in cui dopo un terremoto come quello di stanotte la domanda allo scienziato era: beh, che cosa è successo? E la risposta era un tecnicismo che ci aiutava a capire magari la contingenza specifica di quel singolo terremoto, ma che invece lasciava dietro tutto quello che Ale ha spiegato molto bene in queste pagine. Cioè quello che ci interessa poi, noi che non siamo sismologi, io so che molti di voi in realtà lo sono, ma insomma datemi fiducia quando rappresento l'altra parte dell'umanità, è perché è successo, più che cosa è successo. Perché è successo e può succedere ancora, avremmo potuto pensare che stava succedendo. E poi perché ci servono le informazioni tecniche invece? Perché quando io intervisto un sismologo invece la risposta è tecnica ed è necessaria anche quella. Allora io partirei da qui, diciamo dal significato un po' filosofico di una professione che ha a che fare con la scienza, ma ha a che fare con una scienza un po' singolare, nel senso che io sono abituata ad avere a che fare con scienziati che hanno tante sfide che compongono un quadro, per esempio i fisici hanno il modello standard e cercano il bosone, hanno la relatività e cercano l'onda gravitazionale, poi la trovano e finché non cambiano modello teorico, insomma la sfida si inquadra sempre all'interno di quel paradigma. Oppure con i medici, che hanno delle sfide sfumate rispetto alla nostra salute, poi però si confrontano con la singolarità di ciascun paziente. Invece mi è parso di capire dai racconti di Alessandro che qui la sfida della previsione dei terremoti esiste da un sacco di tempo, ed è una sfida che alla fine uno scienziato come lui quasi sempre, anzi ha sempre perso di fatto, perlomeno per quello che interessa a un non scienziato come me. Allora, che tipo di scienza è, come si costruisce questa scienza e come la si affronta, insomma, come si vive con una scienza così importante dal punto di vista sociale e che da 2000 anni, dici tu, combatte sempre per rispondere al solito problema? Allora, intanto salve a tutti, grazie per essere qui, grazie Silvia, e effettivamente confermo quanto detto, che la motivazione iniziale del libro me l'ha data proprio da Silvia nelle varie chiacchierate fatte con sui terremoti tanto oggi, e quindi grazie. Intanto io non penso di aver perso questa sfida, tutta più l'ho pareggiata, perché io non mi sono mai cimentato con le previsioni dei terremoti. Cioè, purtroppo c'è questa concezione un po' distorta del sismologo, che se non prevede i terremoti non serve a nulla, no? E invece non è così, perché i sismologi fanno un sacco di cose, pochi fanno veramente studiano per prevedere un terremoto. Anche non si sente? C'è un microfono attaccato, così? Ok, ricomincio da capo? No, grazie. No, dicevo che io non mi sento tra quelli che vogliono prevedere i terremoti a tutti i costi,
ma tra quelli, come molti che vedo qui presenti, che vogliono capire come funziona la terra, come funzionano i terremoti, come funzionano le faglie e via dicendo. E quindi purtroppo è un po' distorta. Infatti, tornando alla tua osservazione di partenza, purtroppo il giornalista in genere non fa la domanda che dici tu, magari facesse quella, che cosa è successo, in genere chiede che cosa succederà, che cosa ci può dire del futuro. L'ho fatta anche tre ore fa, appunto tu facevi riferimento a questi terremoti che ci sono stati ieri notte, stamattina, nella zona tra Viterbo, Terni, lì, no? Hanno sentiti qua a Bolsena, qua pendente, hanno chiuso qualche scuola, hanno fatto le verifiche, tutto quanto, e sono andato al TG regionale poco prima di venire qui, e quello mi ha chiesto, cioè, allora dottore, le chiederemo che cosa succederà, e gli ho detto no, magari non me lo chieda così, perché insomma purtroppo la domanda è quella. Quindi c'è questa idea del sismologo come quasi un mago, quasi uno stregone che deve prevedere il futuro, quando spesso ad altri scienziati, per quanto mi risulta, non viene fatta questa domanda, o nemmeno viene fatta in maniera molto più soft, no? E quindi cosa fa il sismologo? Poi se magari entriamo più in dettaglio, però tanto per dirne uno o due, quasi tutto quello che sappiamo dell'interno della Terra, di come è fatta la Terra, di come si deforma la Terra, di come si muove, tutto quanto lo dobbiamo a studi sismologici, studi delle onde sismiche, studi fatti con sismometri, con reti, con gli strumenti che usiamo quotidianamente, che servono un sacco di cose, oltre che a capire poi come avvengono i terremoti e magari poi domani anche a capire prima di come avvengano. Ok, quindi tu dici, dopo aver dato la colpa ai giornalisti, che è sempre una cosa doverosa da mettere lì in ogni conversazione con gli scienziati, dici in fondo io sono un anatomista del pianeta, nessuno chiede a un medico quando mi arriverà l'infarto, tantomeno lo chiede a un anatomista, io sono uno che studia come funzionano le dinamiche della Terra. Nel tuo libro però c'è anche un altro elemento molto forte, che è quello sociale, cioè in fondo un anatomista, dall'esame in poi, non deve poi parlare con la gente, con i politici, non deve avere a che fare con altre discipline come l'ingegneria, oppure appunto la comunicazione, che sono, diciamo, competenze che forse tu all'inizio della tua carriera non ti aspettavi di avere, che invece hai dovuto sviluppare. Allora la sismologia, come la medicina, in fondo è anche una scienza sociale. Sì, diciamo lo è diventata, gioco forza, lo è diventata perché quando c'è un terremoto crollano le case. Di fatto è questo, allora poi entra in gioco il sismologo impropriamente, perché poi tanto alla fine noi la risposta che dobbiamo dare in qualche modo è sempre non solo i terremoti che fanno crollare, fanno i morti, fanno crollare, ma sono le case costruite male. E questa purtroppo è un po' noiosa, però è la verità. La storia che lì si ripercorre nel libro inizia con i greci, qualche secolo prima di Cristo, con Aristotele e altri filosofi che studiano il fenomeno, cercano di studiare il fenomeno, di capire come, perché avvengono i terremoti, e cercano direttamente di prevederli, cioè per loro prevedere il temporale, perché vedono le nubi che si addensano e poi sanno che prima o poi arriverà la pioggia e cercano magari di prevederla o comunque di fare una stima sul futuro, e poiché le teorie inizialmente erano quelle appunto aristoteliche dei venti sotterranei, diciamo per analogia si voleva fare la stessa cosa, si voleva capire il fenomeno, c'erano le teorie con i venti, le teorie con l'acqua, le teorie con il fuoco sotterraneo e via dicendo, però ognuna di queste era comunque legata a un tentativo di previsione, quindi sin dall'inizio si cercava di studiare e capire il fenomeno, ma si cercava anche contemporaneamente di prevederlo. E, aggiungo una cosa, il titolo non l'abbiamo detto, ma il titolo io l'ho preso da Kant, e poi magari ci ritorniamo, ma non perché io sia uno studioso di Kant, anzi le mie conoscenze di Kant si fermavano al liceo, e tra l'altro non l'ho mai capito bene, non l'ho mai apprezzato purtroppo, però invece l'ho riletto perché Kant
scrive nella metà del Settecento delle cose geniali sui terremoti e sulla Terra e questa cosa qui lui la dice proprio perché dopo il terremoto di Lisbona, che è una dei grandi, diciamo, delle pietre miliari della sismologia, nel 1755, oltre ad altri filosofi che poi magari descriviamo, però lui dice non andate, diciamo, se la prende un po' con chi succedeva allora, succedeva prima, succede anche oggi, con chi va a cercare strane cause, no? Dice è più bello andare a cercare una causa di un fenomeno lontano da noi, nelle zone più remote della nostra conoscenza, quindi magari i pianeti, il sole, gli astri e tutto quanto. Dice, quando invece cercarlo vicino a noi sembra una cosa troppo sciocca, troppo banale, e quindi dice invece dobbiamo cercarle sotto i nostri piedi. Quindi lui si chiama questa cosa dopo quel terremoto in cui appunto c'erano stati delle così uscite un po' strane, no? Sui pianeti e cose che vediamo poi ancora oggi. Vabbè, adesso ci arriviamo. A parte che hai voluto dire a tutti i costi di esserti messo a studiare Kant, e questo lo testimonia. Alessandro ha fatto un lavoro sulle fonti primarie che è stato molto apprezzato dai miei colleghi, perché in genere i saggi si scrivono, i saggi belli si scrivono sulle fonti primarie, però molto spesso si scrivono anche sulle fonti secondarie, cioè su quello che altri hanno detto a proposito di quello che ha detto Kant. Invece lui ha davvero letto Kant, posso testimoniarlo. Non la critica della ragion pura, ma soltanto il Kant che parla di terremoti. Però andando con ordine, tu hai citato Aristotele, hai voluto fare un po' così una lista di personaggi eccellenti. In realtà il primo che compare nel tuo libro, e ce l'hai anche qui, ce l'ho, se non riesco però a fare, in realtà non è un grande filosofo, ma è l'Atroce di Colfiorito, dove l'Atroce di Colfiorito è un energumeno che arriva per spaccargli la faccia, sostanzialmente. Devo farlo io? Non è il classico. Che è un energumeno che arriva per spaccarvi la faccia e poi però si mette a parlare con voi, si mette a parlare, vi fa alcune idee, addirittura anticipa alcune idee scientifiche serie, non volendo, e vi insegna in un certo senso anche qualcosa. Tu a un certo punto dici, come facevo, avrei dovuto spiegargli 2000 anni di storia dei terremoti, che poi è quello che fai in questo libro. Però tu in questo libro, dopo averci presentato l'Atroce, in realtà cominci 2000 anni di storia dei terremoti da dove l'hai vista tu questa storia, cioè dagli anni 80, cioè da Parkfield. Ci racconti che cos'era Parkfield allora, che cos'è oggi, se ci sei tornato, che storia è per te? Allora, poi sull'Atroce torniamo dopo. Allora, no, Parkfield è un piccolo paesino della California sulla faglia di San Andreas, ben nota faglia che penso tutti conoscano, e dove negli anni 80, verso metà degli anni 80, i sismologi dell'USGS, del Geological Survey americano, decidono di fare un esperimento di previsione di un terremoto. Era una cosa abbastanza innovativa per l'epoca, anche se si veniva da due decenni prima, in cui cinesi, russi, altri, greci, insomma varie persone si erano cimentate con questa cosa della previsione. Loro la fanno in maniera un po' seria, è un pezzo di faglia che aveva avuto in precedenza 6 terremoti nell'arco di un po' più di un secolo e mezzo. Erano noti questi terremoti, erano tutti molto simili, quindi l'ultimo era stato nel 1966, quindi dicono periodo medio 22 anni di ricorrenza di questi terremoti, quindi nell'88 più o meno ci dovrebbe arrivare un terremoto, e quindi dicono tra l'88 e il 93, si prendono una finestra di 6 anni, arriverà questo magnitudo 6, e quindi lanciano il programma, viene finanziato, mettono strumenti sulla faglia, e io nell'88 capito a Menlo Park, non per studiare Parkfield, che non sapevo neanche cosa fosse sinceramente, ma perché avevo vinto una borsa di studio su tutt'altro, però mi trovo in questo ambiente molto
ottimista sulla previsione, solo che poi questo terremoto non è arrivato nel 93, ma non è arrivato neanche per i 10 anni successivi, quindi veramente la cosa è diventata agli occhi di molti un fallimento, una previsione non azzeccata, i terremoti non si prevedono, le faglie non si comportano in modo regolare. Il terremoto caratteristico, che era una delle, diciamo, delle idee ancora un po' in voga, anche se un po' in declino ultimamente, non funziona, e quindi il terremoto non c'è stato, via dicendo. Poi nel 2004 però arriva, quindi con forte ritardo rispetto a quella finestra dei 5-6 anni, ma comunque arriva proprio con quella magnitudo, in quella zona, con quelle caratteristiche, e quindi poi per alcuni è stato, no, allora vedi che in qualche modo il terremoto è prevedibile, diciamo, anche se non nel senso che vorremmo, che vuole normalmente la gente, cioè me lo dici oggi per domani, è comunque un fenomeno che ha una certa regolarità. È vero? In alcuni casi sì, nella maggior parte dei casi direi di no. Qua potremmo, poi ci sono molti sismologi, potremmo fare alzata di mano. Non è un congresso di sismologi. L'hanno prevenuto. Quello è un economista. Quindi dice cose a bambera come tutti gli economisti, presumo, no? È mio fratello nel caso, che posso permettere. No, sapevo che era un economista, mi pare di ricordare. Ma io invece adesso, vabbè, tu volevi dire proprio della Croce, ci tenevi, vuoi leggere? No, allora, vabbè, no, qua ci vuole un marchigiano, se c'è un marchigiano... Dopo aver parlato di questo momento importante della storia della sismologia per te, e non solo per te, come hai saggiamente spiegato, torni al terremoto più importante della storia dell'Europa, no? E quello anzi dell'inizio dell'illuminismo, per la maggior parte degli storici, eccetera, cioè il terremoto di Lisbona nel 1755. 1755 lo sentono tutti, lo sente Kant, lo sente Goethe, Casanova ne approfitta per scappare dai piombi, e la storia, insomma, è, no? Più o meno. Ci prova. Però, insomma, la storia è molto divertente, perché è una storia che investe tutta l'Europa, ma che butta giù Lisbona. Perché proprio Lisbona? E lui, Alessandro, insomma, racconta questa cosa definendola l'inizio della moderna sismologia, cioè l'inizio della fine di tutte quelle superstizioni che ha accennato prima, e che adesso gli lascio il tempo di dire, no, sei disordinato. E l'inizio invece di un'indagine scientifica basata su altri crismi, appunto, crismi più rigorosi, che poi sono quelli di Kant stesso. Ci racconti questa storia allora? Allora, sì, Lisbona nel 1755 viene distrutta da un grande terremoto e da un grande tsunami, incendi e via dicendo. Era una città molto florida, molto ricca, e grande città di commerci con il Sud America e via dicendo. Un terremoto al largo delle coste del Portogallo genera questo grande terremoto e questo grande tsunami, e quindi il terremoto viene avvertito in tutta Europa, appunto, e quindi molti filosofi, perché diciamo gli scienziati c'erano e non c'erano, erano più filosofi che scienziati, si cominciano a interrogare la filosofia imperante dell'epoca, che era un po' quella improntata all'ottimismo, tutto è bene, ogni cosa va per il meglio, c'è un ordine naturale superiore per cui tutto va bene, anche le catastrofi sono viste in quest'ottica. E a quel punto il primo, diciamo, noto, il primo importante che si ribella a questa cosa è Voltaire, filosofo francese, all'epoca sessantenne, quindi già abbastanza avanti. Lui aveva sposato un po' le filosofie del periodo di Leibniz e questi altri filosofi del 600, inizio 700, e poi dice no, dopo aver visto, aver sentito, non l'aveva visto ovviamente di persona, ma aver sentito tutto quello che era successo, decine di migliaia di morti, rovine totale, dice no, io mi ribello, questa non può essere la logica, la filosofia diciamo che io condivido, non ci sto, e quindi scrive un poema subito, il poema sul disastro di Lisbona, un poema di 200-300 versi, molto bello, che vi invito a leggere, forse c'è qualche straccio qui in una delle slide, e lo pubblica subito,
una specie di instant book, perché l'ha fatto, diciamo, con i tempi dell'epoca molto molto rapidamente, di getto, lo manda a Rousseau, pure altro filosofo all'epoca poco più che trentenne, molto più giovane di lui, che però con sua sorpresa non lo condivide, diciamo, lo condivide in parte. Però Rousseau rilancia su un'altra cosa molto importante dell'epoca, quella che citavi, cioè lui dice non è stata la natura ad aver ammucchiato lì 20-30 mila case di 6-7 piani, è stato l'uomo che è andato diciamo, un po' il solito discorso che facevamo all'inizio, che è andato a mettersi in pericolo, a mettere costruzioni, a mettere cose costruite anche male, magari nelle zone dove non doveva, o comunque doveva farlo diversamente, e quindi lui si ribella e se la prende, dice, non con la natura, dobbiamo prendercela ma con l'uomo. E questo sul, diciamo, nella sfera dei filosofi, dei pensatori. Nella sfera pratica entra in scena il marchese di Pombal, che era il primo ministro portoghese del momento, che viene incaricato di ricostruire, di fare poi, di mettere a posto quello che erano tutte le macerie. Quindi lui, con un spirito molto pragmatico, molto, molto razionale, sgombra le rovine, seppellisce i morti, e comincia a ricostruire tutto con criteri, diciamo, antisismici, quindi case con il telaio in legno fatte in un certo modo, strade larghe, case basse e via dicendo. Quindi, diciamo, è uno dei primi esempi della storia di pianificazione urbanistica antisismica. Caccia i gesuiti, poi c'è tutta una storia con i gesuiti, c'era un predicatore italiano, peraltro, noi esportiamo sempre questi fenomeni, che stava a Lisbona e pregava, non dovete rimuovere le macerie, devono rimanere qui, è in feritura memoria, dovete pentirvi, dovete pregare, dovete qua, dovete là, e lui prima lo manda da un'altra parte, poi questo continuava a scrivere un libro sulla verità, sul terremoto, là, e alla fine lui, dopo un paio d'anni, sto Pombal riesce a farlo incriminare di attentato al re, che probabilmente neanche era vero, e lo fa fuori. Dopodiché caccia tutti i gesuiti dal Portogallo, e questo esempio è stato seguito da spagnoli, francesi e via dicendo, quindi i gesuiti li rimandavano tutti a Civitavecchia. Vabbè, e quindi... Facendo la parentesi, c'era un papa gesuita. Come esiste? Sì, tra l'altro, appunto, su questa cosa delle superstizioni legate ai terremoti, sono pagine molto divertenti. Mi hai fatto venire in mente la storia dell'Ayatollah, che riguardo all'idea che il terremoto sia una punizione divina per costumi allegri, in particolare delle donne, ovviamente, in realtà questa idea non ce la siamo cavata dai piedi molto in fretta. Adesso c'è stato un Ayatollah di recente, ci sono state delle proteste di piazza delle femministe, e però anche dalle nostre parti continuano a andare forti i santi. Ormai hai detto dei gesuiti. No, vabbè, l'Ayatollah che diceva Silvia era un Ayatollah in, non so se si chiamasse, in Iran. E c'era stato un terremoto, erano morte un po' di persone, e lui disse: terremoto, beh, i titoli dei giornali un po' così furono: terremoto e colpa delle corna, che è uno dei titoletti che uso anch'io, perché era stato usato da un giornale ed era simpatico. E in effetti lui diceva che gli abiti succinti delle donne avevano fatto sì che poi gli uomini, no, fossero indotti in adulterio, e quindi poi per punizione arriva il terremoto. Diciamo, questa era un po' la logica, cosa che poi, appunto, abbiamo visto anche di recente pure da noi, insomma, se vogliamo. E queste qua hanno organizzato, questo che diceva Silvia, hanno organizzato quello che chiamarono il boom quake, no? Si misero tutte in abiti un po' scollacciati, si misero d'accordo diverse decine di migliaia poi di ragazze, di donne, e hanno detto: adesso noi ci vestiamo tutte così, quindi se non viene nessun terremoto, poi la Ayatollah dovrà spiegare perché ovviamente, vabbè, il terremoto non è venuto, ma insomma, la Ayatollah non si è pronunciato. E, no, invece no, la storia dei santi è interessante, perché qui se ne parla, c'è un capitolo quasi intero che parla di questi aspetti, e in particolare di Sant'Emidio, che, come sapete, è il santo protettore per eccellenza dei terremoti, non solo in Italia ma anche in altri paesi. E Sant'Emidio nasce nel 1703 come culto, ma prima ce n'erano stati altri,
E è importante, a parte adesso lo scherzo e la cosa che è un po' pericolosa, quella di volersi comunque no, affidare al santo di turno, però è importante perché i culti dei santi, di Madonna, eccetera, eccetera, in qualche modo aiutano a ricordare i terremoti. In un paese come anche l'Italia, dove i terremoti non sono così frequenti, perché in una singola zona un terremoto del genere non è che avviene ogni 10 anni, ma magari avviene ogni 200-300, ricordatevi l'Emilia del 2012, avere queste manifestazioni, queste processioni che si facevano, adesso non si fanno più tanto, ma o le effigi sui muri dei palazzi, in qualche modo aiuta a conservare la memoria e quindi anche a non dimenticare che abbiamo questo rischio davanti agli occhi tutti i giorni, perché poi in genere ci si ricorda sempre dopo, ma questa pure è una zona sismica, ma guarda, nessuno ce l'aveva detto, nessuno ce l'aveva spiegato, invece insomma la storia è abbastanza chiara su questo. Quindi viva viva Sant'Emidio. Vuoi far vedere delle slide? Se vuoi, scusa, questo però non funziona. Puoi andare. Vado là. Intanto ti dico che qui adesso le linee del discorso sono tre: la previsione, la prevenzione, come ci diceva l'economista, e le bufale. Andiamo per ordine. Sì, vai, questo lo facciamo dire. Vado io, non posso andare da solo. Questo cos'è, Kant? Questo è l'inizio del poema di Lisbona. Ah, e questo è Rousseau che risponde. Questo è Rousseau, è quello che avevo citato prima, sì. Allora, cominciamo con la previsione. Va bene. Tu prima l'hai citata fugacemente, invece è una parte centrale del tuo libro, una parte, devo dire, molto interessante e anche probabilmente la più didattica, che è quella delle storie della Russia e della Cina, di queste famose previsioni di terremoti, che poi però si sono avvenute un'unica volta nella storia, quindi non hanno costituito metodo applicabile e poi nelle successive. E poi arriva il genio italico negli anni 20, di cui a stento ci siamo liberati. Riesci a raccontarci Russia, Cina e il genio italico? Allora, sì, parto dalla Cina velocemente. Allora, tra i sismologi, tra i geologi e tra molti che si occupano di queste cose, anch'io fino a poco tempo fa, diciamo, si crede che il terremoto del 1975 di Haicheng in Cina sia l'esempio più bello, più lampante e più importante di terremoto previsto. E perché? Perché in effetti quando ci fu questo grande terremoto in questa città di 1 milione di abitanti, Haicheng, molte persone avevano abbandonato le case, si erano uscite, quindi invece di avere, come si stima, 100.000 morti o cosa del genere, diciamo ce ne furono solo, tra virgolette, 2.000. Queste, diciamo, sono le conoscenze attuali. Tutta questa storia però, che avviene appunto nel 75, nasce 10 anni prima, cioè quando nel 66, dopo un altro terremoto importante, il governo cinese, in particolare Chou Enlai, che era il primo ministro, va nelle zone terremotate e dice: qui dobbiamo prevedere i terremoti. Erano gli anni della corsa allo spazio, insomma, dove c'erano guerre tecnologiche tra la Russia, America soprattutto, la Cina era un po' indietro, però anche loro cominciavano a mandare navicelle in giro. E quindi dicono: prevederemo tutti i terremoti nei prossimi, da qui a 10 anni, così. E quindi mettono insieme, in piedi, un sistema importantissimo, capillare, di osservazioni sul terremoto, che chiaramente però erano osservazioni fatte fare ai contadini, fatte fare ai cittadini, ed erano osservazioni di tutto, osservazioni delle falde d'acqua, osservazioni degli animali, osservazioni di qualunque cosa, diciamo, potesse venire in mente. Erano milioni di persone che facevano queste osservazioni, tutta la Cina, riportavano a degli osservatori locali, gli osservatori locali a quelli provinciali, quelli a quelli nazionali, che facevano ogni anno due conferenze e via dicendo. Successe che in quella zona lì, appunto, dopo vari anni che si faceva questo studio, questa analisi, c'erano vari fenomeni strani in varie zone, per cui insomma alla fine un tipo che io qui racconto, che si chiamava Cao, non mi ricordo, si convince che doveva arrivare questo terremoto quel particolare giorno, il 4 febbraio del 1975. Quindi comincia a allarmare tutti, la gente effettivamente di retta esce dalle case, mettono i cinema all'aperto per far stare le persone fuori, e effettivamente questo terremoto arriva, magnitudo importante, crollano tantissime case e molta gente quindi si salva.
la ricostruzione degli eventi, io poi l'ho fatta basandomi su dei documenti che sono stati pubblicati qualche anno fa, quando hanno diciamo, desecretato un po' tutti questi materiali governativi cinesi dopo il 2005, dopo 30 anni dal terremoto, che appunto ha studiato qualche collega nostro, insomma, cinese, e hanno pubblicato la storia com'era, e la storia era un po' diversa, insomma, la storia era molto basata su questa persona si convinse che doveva arrivare questo terremoto. Il terremoto arrivò, però fu più una fortuna che una circostanza, diciamo, poi sperimentale e riproducibile. Infatti poi non si è mai più verificato. C'erano dei terremoti prima, c'erano delle anomalie di qua e di là, e lui a un certo punto, poi intervistato 30 anni dopo, dice: ma io avevo letto un libro del Settecento cinese in cui si diceva che autunno piovoso sarebbe seguito un forte terremoto nell'inverno, e l'inverno finiva proprio quel 4 febbraio del 75, quindi lui si era convinto di questa cosa e aveva pure detto: se il terremoto arriva prima delle 7 di sera avrà magnitudo 7, se arriva alle 8 avrà magnitudo 8. Il terremoto arrivò alle 19.36 e ha avuto magnitudo 7.3, quindi ci ha pure quasi indovinato, però è stata una cosa veramente fortuita, molto fortuita, però diciamo, è rimasta come la previsione è stata anche venduta poi dopo agli osservatori americani che andarono lì l'anno dopo per capire, come una cosa di questo sistema capillare di informazioni che però invece poi non era proprio così, non ha più funzionato. E invece la storia russa? No, i russi avevano fatto, anche loro stavano facendo degli studi che erano abbastanza sensati sulle velocità delle onde sismiche, cose che si fanno anche adesso, anzi adesso si fanno seriamente perché ci sono strumenti adatti, all'epoca non c'erano, però si facevano questi studi sulle variazioni delle velocità delle onde sismiche, e quindi loro a un certo punto avevano detto: abbiamo previsto un terremoto, poi un altro, erano piccoli, in genere non erano grandi terremoti, però avevano suscitato la curiosità un po' di tutti, questo anni 70, così. Di nuovo gli americani e gli statunitensi vanno a vedere, a provare, a fare, non riescono a riprodurre i risultati, alla fine diciamo, gli stessi autori russi dopo un po' ritrattano e dicono: ma sì, forse diciamo, queste variazioni erano più dovute a variazioni locali della geologia che non a variazioni del tempo, quindi non c'era questo diciamo, contenuto previsionale nei dati, cosa che anche adesso si sta discutendo con i dati magari dei terremoti che avvengono oggi. Da questo momento si aprono le domande del pubblico, quindi basterà alzare la mano e intervenire al posto mio. Andando sempre avanti sulla questione delle previsioni, poi avevo anticipato la storia del genio italico, che è una storia insomma, di un previsore italiano che si chiama Vendandi, magari alcuni di voi lo hanno incontrato anche negli anni recenti, viene spesso citato in causa per previsioni più o meno a posteriori che vengono fatte a terremoto avvenuto. Però ci sono invece tante altre cose che girano, da cui è un po' più difficile difendersi, che sono teorie bislacche, bislacche non lo sappiamo in realtà, insomma, su come si potrebbe fare a sentire un terremoto prima, per esempio gli animali, no? I famosi animali, i rospi, eccetera. Sono teorie bislacche o qualcuno le prende sul serio? Come un tempo i cinesi, insomma. Ma allora io ci ho speso un po' di tempo perché neanche nel libro, sia a leggermi un po' di articoli che a scriverlo poi, perché diciamo tanto non sono mai assolutista, non mi va di essere precludere una possibilità, siccome ci sono osservazioni appunto di tantissimi casi di strani comportamenti di animali, alcuni anche un po' ridicoli, sinceramente se leggete ce ne sono certi, sono veramente divertenti, però effettivamente nel corso della storia c'è cioè un libro che appunto mi prestò Giulio, che è più presente, When the Snakes Awake, che è il famoso libro di un chimico tedesco, si chiama Tribusch, che lui negli anni 70, dopo il terremoto del Friuli, si convinse di questa cosa, cominciò a raccogliere testimonianze e ne mise insieme un bel po' dall'epoca appunto dei greci fino agli anni 70. Tutte cose un po' borderline, tutte cose un po' in cui qualche volta ti viene quasi da crederci, altre volte ti fai una risata. Quindi è un tema un po' difficile perché non si possono fare esperimenti facilmente con gli animali. Qualcuno l'ha fatto, io lì lo racconto, mi sono andato a leggere un po' di articoli in cui non so, avevano messo in una zona dei GPS, dei sensori di rilevamento di posizione sulle mucche e hanno aspettato un terremoto.
per vedere, perché sennò non è che puoi stare lì a guardare mucche per anni, no? E mettono questa cosa e rilevano il movimento, che in genere è quello della mucca che cammina, poi si inchina, poi si rialza, insomma non è molto divertente vedere il movimento del GPS una mucca. E questi hanno, finalmente arriva questo terremoto lì vicino, questi guardano e le mucche hanno continuato a fare mucche, cioè a ruminare, si erano sdraiate, si erano tornate, quindi non uno dei pochi casi in cui è stato fatto uno studio così. Un altro è sulle formiche, c'erano dei studiosi del comportamento degli animali, delle formiche, in questo caso insetti. Mirmecology. Mirmecology, c'erano dei mirmecology, voi sapete benissimo cosa sono, che studiavano una colonia, delle colonie di formiche nel deserto del Mojave, lì in California. Arriva il terremoto di Landers, che è un grande terremoto che è avvenuto lì vicino, e quindi questi avevano tracciato, guardavano veramente queste formiche, quello che facevano, come mangiavano, si riproducevano, facevano avanti e indietro così, e dicono non hanno fatto nulla, cioè non si sono accorte di nulla né prima né dopo né durante, hanno continuato a fare le formiche nonostante abbiano ballato per dietro. E così altri casi. Ogni tanto però c'è qualche notizia che poi viene amplificata spesso dalla stampa, no? Perché fa gola, c'è quella dei rostri che racconto lì, c'è un'immagine dopo, ma adesso vabbè, in cui dopo il terremoto di Sichuan in Cina nel 2008 viene fuori che uno sciame di rospi due giorni prima del terremoto in Cina aveva quindi i rospi prevedono i terremoti. Dovrebbe essere una foto. Oddio. E poi dopo invece una studiosa di comportamento degli animali ha visto che questi sciami di rospi in realtà avvengono abbastanza frequentemente avvengono frequentemente quando si riproducono i rospi e quindi quando poi si muovono per andare magari a cercare cibo così, e avvengono soprattutto in certe stagioni. Oltretutto si nota, qui magari non lo vedete, ma sono tutti della stessa dimensione, sono tutti piccoli, non ci sono i rosponi, ma sono tutti i rospetti. E oltretutto questa notizia qua, che è venuta pure sui giornali, poi viene fuori che il terremoto era avvenuto a 1500 km dall'avvistamento. Sui giornali c'era in Cina i rospi prevedono i terremoti, però la Cina, come quindi, rappresentanti che ce lo posso dire, è grande, quindi il terremoto era nel Sichuan, quindi tutta la parte, i rospi invece erano vicino Pechino, mi pare, quindi tutta là. E qui è come dire Roma, c'è il terremoto all'Aquila, io ho visto i rospi che sono a Madrid, e quindi è un precursore. Quindi spesso sono notizie abbastanza così un po' divertenti, ma insomma non molto fondate. Però qui si apre un po' un problema per chi fa invece un mestiere tipo il mio, per chi non fa il mirmecologo ma fa il giornalista. Cioè tu dici le mucche fanno le mucche, le formiche fanno le formiche, i rospi fanno i rospi. Però in realtà molte delle leggende metropolitane, anche queste, nascono più o meno al confine tra quello che noi vorremmo sentirci dire dagli scienziati e quello che gli scienziati effettivamente stanno investigando o hanno investigato, magari sono teorie abbandonate, eccetera. Cioè, come spesso si fa fatica a dire agli scienziati, però non c'è un confine netto tra quello che la scienza investiga e quello che noi crediamo che la scienza investighi, anche se lo crediamo male ed è completamente travisato. Esistono molte bufale che in realtà avevano una base scientifica, o sono nate in seno alla comunità scientifica, o non hanno un fondamento così ascientifico. Sì, sì, no, è vero. Per esempio la teoria, quella dei venti che dicevo di Aristotele, ce la siamo portata fino almeno all'inizio del Novecento. All'inizio del Novecento c'è, diciamo, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento ci sono alcuni terremoti importanti che fanno capire alcune cose. Uno, il primo è in Nuova Zelanda nel 1888. I terremoti erano fino a quel momento pensati come fenomeni di sollevamento, quindi esplosioni oppure collassi, no? Quindi cose verticali essenzialmente. Nel 1888 si vede la prima foto di un geologo che si chiama McKay, che si fa fare una foto su questo steccato spostato così, perché lì c'era stato un terremoto che noi chiamiamo trascorrente, quindi con un movimento orizzontale. Sì, c'è qui la foto, e eccolo qua, questo è il 1888. Prima la staccionata. E non capivano, lui dice, secondo me è legato al terremoto, però non se lo fida nessuno perché non aveva dati a supporto.
vent'anni dopo, anzi 18 anni dopo, 1906, terremoto di San Francisco, succede una cosa analoga, ci sono le foto degli steccati della faglia di San Andreas, in cui c'è di nuovo lo spostamento orizzontale, però lì c'erano stati messi prima degli strumenti lontani dalla faglia, dei diciamo rilevatori di posizione, per cui si è capito che questo movimento improvviso di alcuni metri, che furono 5, 6 metri, 8 metri di spostamento improvviso orizzontale, quindi laterale come questo, erano stati preceduti da una deformazione lenta delle due placche, quella pacifica e quella nordamericana, che si erano spostati per 100-200 anni a una velocità di alcuni centimetri per anno, quindi qualche metro di spostamento. Improvvisamente il terremoto rimette, diciamo, in pari, no, questa, in equilibrio questa deformazione. E allora lì, con questi dati però diciamo geodetici importanti, Henry Fielding Wright fa la teoria del rimbalzo elastico, che poi è tuttora valida. E quindi siamo arrivati al Novecento, all'inizio del Novecento, ma ancora successivamente, come hai detto, ben tanti, ma è uno dei tanti, e ancora adesso c'è qualcuno che mette le valvole antisismiche nel giardino perché pensa che possano sfogare questi famosi gas, e quindi il terremoto non avviene qui, ma avviene magari 10-20 km più in là. Ci sono, li trovate in rete, valvola antisismica, diciamo l'autore di questa cosa adesso è morto, si chiama Ighina, e fu pure lui intervistato abbondantemente da Report, se non sbaglio, con tanto di servizio importante su questa cosa, e niente, quindi diciamo ancora adesso c'è chi fa un retaggio di Aristotele, pensa di difendersi dai terremoti con la valvola che sfoga il vento sotterraneo. Senti, visto che hai le slide, ci fai vedere il retaggio dei Maya, come è arrivato su Twitter? Sì. Abbiamo un eroe che è Red Ronnie, che ultimamente parla di vaccini, antibiotici, cose così, ha parlato anche di terremoti. Eccolo qua. Ma ne hai una prima? Un po' sì. Ma vabbè, qui era... Vabbè, faccele vedere il No, beh, questo è il terremoto dell'Emilia del 2012. No, col telecomandino. Il telecomandino devi puntare al proiettore. Il telecomando sul proiettore, da là dovrebbe girare, credo. Allora, lui abita lì, in quella zona lì, in Emilia. C'è il terremoto la notte del 20 maggio. E subito va su Twitter e comincia a scrivere: pazzesco come questo articolo che dice che i Maya avevano previsto il terremoto, lo dice, lo ridice, lo rilancia, e la gente ovviamente retweeta, e fino a lì pazienza. Oltretutto su Twitter, come sapete, vabbè, qui potete leggere adesso l'articolo i Maya il 20 maggio eccetera eccetera. Mi sembra Barbara con le vecchie. No, e poi dopo ci sono sempre su Twitter un po' di risposte, no? Che questi qua i Maya dichiarano non avevamo previsto la sciagura chiamata Red Ronnie, perché dicendo e così via, prendi la pala e renditi utile, i due elettroni, cioè, insomma, lo pigliano abbastanza in giro. Però la cosa grave è che, adesso me la riprendo di nuovo dai giornalisti, che il TG1 della mattina del terremoto, mentre ancora c'erano le macerie da sgombrare, hanno tornato indietro con una. Ma ci sei tu davanti. Insomma, lo chiamano al TG1 e lo intervistano alle 8 della mattina per spiegare questa cosa, e lui parla dei Maya, e quindi milioni di persone la mattina sulla Rai 1 hanno sentito che i Maya, le Pleiadi, avevano previsto il terremoto perché appunto allineamenti strani di pianeti e così via. E poi vabbè, l'ha rifatto anche in altre circostanze, per l'ultima è quella dei vaccini, ma lasciamo perdere. E quindi vabbè, ce ne sono tanti di questi episodi, potremmo starci tutta la sera, ma insomma. Infatti io te l'ho fatto raccontare un po' per chiudere la parentesi bufale, che insomma abbiamo detto le volte non nascono propriamente esplicitamente come bufale, le volte lo diventano anche per la potenza di strumenti di comunicazione che Voltaire non aveva. E, chiusa la questione bufale, resta in sospeso la questione della prevenzione. Nella prima su Parkfield dalla platea è stato detto, va bene, non era stata fatta una previsione, però nel frattempo si saranno attrezzati. Sapere che il terremoto stava arrivando ha fatto sì che si attrezzassero. Tu
tu in questo libro fai una proposta precisa, cioè ti fai l'attore di un'idea per la prevenzione in Italia. Raccontaci. Vabbè, allora Parkville intanto è una cittadina di, mi pare, 30 abitanti, case di un piano di legno, quindi insomma pure se fosse arrivato il terremoto, che poi è arrivato anche imprevisto, insomma non sarebbe successo niente, quindi, però lì un po' di prevenzione è vero, la fanno comunque in California, la fanno in, anche nelle grandi città, insomma, ecco, quindi mi piace citare per esempio il mio eroe del momento, il sindaco di Los Angeles, che si chiama Eric Garcetti, che pure italo-americano molto probabilmente, che ha fatto un lanciato da un paio di anni che lavora su questa cosa, perché Los Angeles non è una città sicura come magari potremmo pensare, ci sono migliaia, forse più di migliaia di edifici costruiti negli anni 50-60 che sono non sicuri e che quando arriverà un terremoto forte, che prima o poi arriverà, crolleranno. Lui ha fatto intanto un inventario di quali sono queste case, gli ha dato dei tempi per farle mettere in sicurezza entro 10 anni, tutto compreso il progetto, eh? Stessa cosa la fanno più o meno, insomma, a San Francisco, stessa cosa la fanno anche in paesi dove noi poi diciamo che vabbè, ma il Giappone, la California sono paesi ricchi, ma la fanno in Turchia, la stanno facendo l'hanno fatta in Cile per tanti anni e così via. Quindi non è vero che non si può fare quello di mettere in sicurezza, almeno il grosso, almeno evitare i crolli, se non altro, non i danni, perché le case del 600, del 700 che abbiamo in tanti posti in Italia difficilmente riesce a evitare che si danneggino, ma almeno non le fai crollare con accorgimenti anche abbastanza semplici. Poi la proposta a cui ti riferivi probabilmente è quella che mi è capitata leggendo, appunto, mentre scrivevo forse l'ultimo capitolo, e cioè, la sapevo ma me la sono andata a studiare meglio, cioè che quando noi facciamo benzina, ogni litro di benzina paghiamo delle accise, e tante di queste sono sui terremoti del passato, sono 12 centesimi al litro di benzina, 2 per l'Aquila, 4 per l'Emilia, 1 per il Friuli, Belice addirittura, si parte dagli anni 60. 12 centesimi, se fate un calcolo di quanta benzina si vende in Italia ogni anno, mi pare siano 30 milioni di tonnellate, che in litri fa una quantità spropositata. Quindi alla fine questo calcolo porta a centinaia di milioni, forse miliardi di euro l'anno che vengono incassati dallo Stato per i terremoti passati. Ma io non credo che questi fondi poi finiscano ancora a Belice, finiscano ancora all'Irpinia o all'Aquila. Una piccola parte, ogni tanto viene stanziato un miliardo di euro, è stato stanziato in una legge dopo l'Aquila del 2009, che in 6 anni è stato investito un miliardo di euro per mettere in sicurezza scuole, ospedali, eccetera. Non so quanti ne abbiano spesi veramente, ma insomma comunque è una goccia nel mare, appunto 1 miliardo in 6 anni sono pochi. Quindi questa è una delle possibili fonti di introito, ma chiaramente è un problema molto politico questo, cioè se si vuole affrontare. Cioè questo riguarda i terremoti del passato, tutta la proposta sul futuro. Beh, la proposta è prendiamo una parte di quelli, se non i 12 centesimi, prendiamone 6 e mettiamo questi fondi su dei programmi come hanno fatto a Istanbul, stanno facendo a Istanbul, hanno fatto in Turchia per mettere in sicurezza. Istanbul fanno una cosa, io me la sono fatta spiegare, la racconto perché è molto interessante, un collega nostro sismologo con cui ho a che fare ogni tanto per gli tsunami, appunto, e lui mi ha spiegato, lui abita in una zona di Istanbul dove prima o poi arriverà un grande terremoto, sono 15 milioni di abitanti, case peggio delle nostre, la maggior parte, lo Stato gli dà una quota di affitto per un anno e mezzo, la ditta che prende l'appalto per ricostruire il suo palazzo dà altri soldi agli inquilini per stare fuori un anno e mezzo, nel frattempo buttano giù il palazzo, lo ricostruiscono con criteri antisismici, lo ricostruiscono un po' più grande, lo ricostruiscono col garage sotto, un anno e mezzo dopo tutti tornano ad abitare nelle case moderne e sicure, la ditta che fa i lavori ha una parte degli appartamenti, diciamo, può vendersela, quindi il guadagno della ditta è nel quello che riuscirà a vendere come appartamenti extra che costruisce,
paga l'IVA all'1%, quindi mi conviene prendere questi lavori, sono ditte certificate, poi vabbè, come poi venga fatto nella pratica, perché la Turchia non è che penso sia tanto diversa dall'Italia, bisogna vedere. Però diciamo che l'approccio è interessante, siccome spesso qui si dice in Italia non si può fare, troppe case, troppe. Cioè Istanbul, se ci siete andati, l'avete vista, è ben peggio, ci sono 15.000 di persone davanti a una faglia che più o meno si romperà nei prossimi 20 anni, molto probabilmente. Previsione. Molto probabilmente. Hai fatto una previsione. Torniamo a Roma. Se non ci sono domande, faccio la domanda cretina del momento. Vai, grazie per la risposta. Ah, però addirittura. Buonasera a tutti. Dunque, io non mi occupo di tecnologia, però diciamo marginalmente ogni tanto mi capita di parlare con persone. Pochi giorni fa, discutendo con altre persone su una comunità diciamo online, si parlava di microsismicità dell'area del Vesuvio di Campi Flegrei. E è venuto fuori, pare insomma abbastanza affidabile, una statistica sulle misurazioni effettuate in particolare dalla stazione PKE, che sta sul Vesuvio, dell'osservatorio vesuviano. Sembrerebbe che ci sono delle forti correlazioni tra la microsismicità e l'andamento delle alternanze sole-notte e stagioni fredde e stagioni calde. Ora, questa cosa mi ha lasciato abbastanza sorpreso, però analizzando, cioè almeno guardando il grafico che è stato ricostruito, sembrerebbe abbastanza plausibile. C'è qualche studio in merito a questa cosa, qualche novità del sì. Non è detto che sia al corrente di tutto, però mi ricordo questa cosa del Bunker Est, perché quel grafico, che non so se è quello che dici tu adesso, magari poi lo stesso. No, perché venne fuori ed è una grossa bufala, perché si è appurato che quelle micro scosse che vengono messe che si vedono su quel grafico sono i camion di che portano i turisti al cratere. Sì, no. La sai questa? Sì, no, no, questa cosa la sapevo. Ah, ok, quindi molti di quelli non sono terremoti. No, ok, no, infatti posso parlare di questa cosa? No, la questione era proprio questa, che sembrerebbe la conclusione di questo lavoro di cui mi è stato accennato è che durante il periodo notturno e durante le stagioni fredde la microsismicità dell'area aumenta rispetto agli altri periodi. Ora, mi hanno detto tra l'altro che questa stessa cosa l'hanno rilevata nella zona di Yellowstone negli Stati Uniti. Adesso io non so. Allora, no, è possibile che ci siano delle variazioni nel tempo, che siano giorno notte insospettici. Allora noi per esempio abbiamo, se l'abbiamo pure pubblicato su non mi ricordo quale zona, forse era tutta l'Italia, se tu guardi i terremoti che abbiamo in Italia nel tempo e guardi gli orari, vedi che di notte ce ne sono molti di più sempre, ma questo è semplicemente dovuto al fatto che la notte il rumore di fondo è minore, quindi ce ne sono di più. Però se tu tagli le magnitudo e prendi solo quelli più grandi, questa cosa sparisce, quindi non lo so adesso. No, no, ma io infatti. Però io non è che voglio sminuire il rischio Vesuvio nei Campi Flegrei. No, 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 le cose interessanti ci sono, lì ci sono studi che fanno vedere, per esempio, uno pubblicato di recente anche da miei colleghi, altri del mio padre, eccetera, che fanno vedere un sollevamento del fondo del mare proprio nel Golfo di Pozzuoli, che è legato sicuramente all'attività, diciamo, magmatica, quindi a rigonfiamenti che nei vulcani attivi, perché quelli sono vulcani attivi, ci sono. Che poi quello voglia dire ci sarà un'eruzione domani o tra 100 anni, non lo sappiamo. Su questo che dici poi, se poi approfondiamo, ma non sì, possiamo sì, no, conoscere questa esattamente l'obiezione che tu hai fatto, se tu, ma è quella che io ho fatto a queste persone, però appunto no. Altre domande? Nessuno? Perché fare la domanda che farebbe l'atroce. Qualcuno ha una domanda da suggerirmi? Va bene, allora procedo io. No, ho pensato alla croce, poi ricompare alla fine, è un po' un personaggio chiave di questo tuo dialogo, non solo tra scienziati ma anche con la società, la croce rappresenta noi altri. Ecco, quando avrete imparato a prevedere i terremoti, quando questa cosa si sarà risolta, tu tornerai a fare l'anatomista del pianeta, quale sarà la prossima grande sfida? Allora, intanto fatemi dire una cosa, perché l'ho dovuto dire all'inizio, no, è l'atroce, quel disegno che avete visto, molto carino, l'ha fatto mio nipote, mi ci tengo a dire, Malenio, che sta a Los Angeles a fare il disegnatore appunto di fumetti, di cartoni, per cui, no, magari, no, no, però insomma comunque è molto bravo, quindi, vabbè, visto che mi ha regalato quello dopo aver letto il libro.
Ma invece che voglio stare? La sfida. Ah, no, la sfida della previsione, io ripeto, non la vedo come sfida, perché non è che possiamo, mettiamo pure che siamo bravi a prevedere i terremoti, che facciamo, ok, domani terremoto a Potenza, tutti fuori, tutti per strada, boom, Potenza crolla, poi tutti ritorniamo a costruire Potenza, poi domani terremoto a Benevento, faccio dei nomi a caso. Quindi, no, Potenza, ci sono stato l'altro giorno. Quindi è una sfida. La sfida è capire perché certi terremoti arrivano a delle magnitudo così impressionanti come quello del Giappone del 2011, perché da una faglia certe volte si hanno terremoti piccoli, che quindi con una frattura che inizia e si ferma dopo un metro facendo un micro terremoto, altre volte vanno avanti per 100 o addirittura 500 km come in quel caso, o perché in certe zone si hanno degli spostamenti lungo la faglia di 50 metri come è avvenuto appunto a Tohoku sul fondo del mare. La parte più superficiale della faglia, che doveva essere quella che si, normalmente si pensa si debba muovere di meno perché è meno rigida, invece ci ha avuto questi 50 metri che ha fatto lo tsunami che ha fatto. Quindi tutto questo però rientra in un campo di studio molto importante, di cui alcuni dei miei colleghi, anche qualcuno qui presente, sta lavorando, che è quello degli studi di laboratorio, degli studi sulle perforazioni delle faglie. E sono studi però molto costosi. Per fare, i giapponesi, che sono sempre bravi in questo, nel 2011 c'è stato il terremoto di Tohoku. Dopo un anno questi già avevano fatto una perforazione, una delle poche, si conta sulle dita di una mano, perforazione di faglia attiva, quindi una faglia che aveva avuto un terremoto, andando con una nave gigantesca, si chiama tipo Godzilla in giapponese, sulla fossa oceanica, 7000 metri d'acqua, hanno fatto un pozzo, oltre a bucare 7000 metri d'acqua, che già non è facile, devi tenere la nave ferma e tutto quanto, un chilometro di rocce in profondità, per pizzicare la faglia nella parte più superficiale, dove la faglia arriva quasi ad affiorare, poi continua per altri 100 e passa chilometri in profondità sotto le isole del Giappone, per campionare quel pezzetto, una cosa costosissima, una sfida tecnologica importantissima, ma se ne fa una, adesso forse se ne farà un'altra in Giappone, nella zona più a sud, forse una in Costa Rica, insomma ci sono veramente, purtroppo non è una scienza molto ricca da questo punto di vista, non riusciamo a fare studi vicino alla faglia come vorremmo, come magari può fare un meteorologo che studia il clima, le nuvole, i venti, che mette sonde, cioè i satelliti in profondità, non ci riusciamo ad andare. Quindi la sfida è quella di andare il più possibile vicino alle faglie a studiare come sono fatte, quindi con strumentazione e con strumenti, con esperimenti di laboratorio, modelli a computer e via dicendo. Però è un progresso lento, cioè considera appunto 50 anni fa non c'era quasi la tettonica a placche, cioè siamo veramente agli albori. Tra l'altro con questi tuoi racconti su queste ricerche ci ricordi quanto siamo piccoli e dalla vita breve rispetto al pianeta su cui ci è capitato di vivere. Insomma, quindi voi continuerete a fare ricerca, la sfida non si chiude qua, e continuerete a fare ricerca secondo una storia molto lunga che Alessandro racconta molto bene in questo libro, che io vi invito a leggere, vi invito a portarlo nelle scuole anche e a diffonderlo tra gli insegnanti se potete. E vi ricordo che Alessandro resta qui qualche minuto a fare il firma libro, a grande richiesta. Il firma libro vuol dire che vi portate il libro adesso, quelli che ne avevano portato prima e sono stati respinti. Io ringrazio la libreria Saggi, ringrazio Alessandro e ringrazio tutti voi che siete stati qui fino adesso.